manco un bello. Un bello, semmai l'ultimo dei belli. Romantico, sofferto, raffinato, le femmine mi trovan demodè, mi critican le ghette il guanto bianco, mi escludono le danze col casché. Sono l'ultimo dei belli, cosa ci posso fare? Ho morbidi capelli, il labbro sensuale. Affogo il mio dolore nello champagne. Son giorni tristi per chi ha sempre amato, la donna non mi vuole più così, mi preferisce il giovane barbuto sulla motocicletta coi plungi. Sono l'ultimo dei belli, cosa ci posso far? Ho morbidi capelli, il labbro sensual, per me l'amore posso rinunciare, affogo il mio dolore nello champagne. Se ritornassi al mondo Don Giovanni, grandissimo sarebbe il suo stupor. Direbbe a tutti quelli che han vent'anni, e questo voi me lo chiamate amor. Sono l'ultimo dei belli, cosa ci posso far? Ho morbidi capelli, il labbro sensual. Per me l'amore è vita, non posso rinunciare, affogo il mio dolore nello champagne. Addio romanticismo, addio romanticismo, che te ne vai. Cameriere, champagne. Per me l'amore è vita, non posso rinunciare. Oggi non è di moda saper amare. Oggi non è di moda saper amare. La 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 la. Ah, ero distratto. Pensavo a quella storiella del commesso viaggiatore, la sai? No. Ecco, c'era un commesso viaggiatore che si è presentato in ditta dal suo titolare, è tutto allegro. Il titolare lo guarda e gli dice: beh, com'è andata oggi? E il commesso: oggi ho ricevuto un sacco di ordini. Bene, e da chi?
da mia moglie. Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua anche a te, vabbè, a te non ti manca. Senti, scusa, come mai in anticipo? Perché avete già incominciato. No, aspettavamo te, aspettavamo. Che c'è? Tu dovevi dire buon Natale, no? Buona Pasqua. Sei sempre offeso con me? Perché è offeso? Che t'ha detto Ciccio di me? Che t'ha detto Ciccio di me? Parla. Non lo parlo, figurati, sì. Guarda che avevo un appuntamento di lavoro. Proprio un appuntamento di lavoro? Beh, un appuntamento di lavoro e poi, per dirvi la verità, sono andato a trovare degli amici miei che non vedevo da tanto tempo e che mi hanno raccontato una storiella divertentissima. Un'altra. Se volete, ve la racconto. Ve la dico, eh? Vabbè, sbrigati, sbrigati. Allora, è la storiella di quel signore gelosissimo della moglie che pensa che la moglie lo tradisca continuamente. Allora, che cosa fa? Pensa di dire alla moglie che deve partire, in modo che è una finta partenza, in modo di sorprendere la moglie col suo amante, capisci? Allora, la sera, quando vede la sua camera da letto, dove ci sono luci folgoranti, belle, lei che comincia a salire le scale, arriva... apre la porta, però per sua disgrazia fa un piccolo rumore. La moglie che si trova in quel momento in dolce compagnia con un ragazzo veramente meraviglioso, alto, bello, possente, forte, dice, oh Dio, mio marito, nasconditi, e lo fa nascondere dentro l'armadio. Allora il marito entra dentro la stanza, dov'è, dov'è, lo voglio ammazzare con le mie mani, dov'è il tuo amante, parla! E lei, ma qui non c'è nessuno, adesso ti faccio vedere che c'è. Guarda sotto il letto e dice, qui non c'è, ma appena lo trovo, poi guarda dentro, dietro il divano, qui non c'è, poi guarda dentro il bagno, qui non c'è, poi pensa, dice, dentro l'armadio, apre l'armadio, lo vede, vede che è più alto, molto più alto di lui e dice, qui c'è, però non è lui. Adesso che c'è? Adesso c'è uno sketch. Uno sketch. Per questo voi dovete andare a prepararvi. E andiamo a prepararci. E tu non vieni? Vi raggiungo subito. Aspettiamo. Ci troviamo nella casa di un scienziato che fabbrica robot. È permesso? È permesso? C'è nessuno? Se c'è qualcuno, batta un colpo! Buongiorno, mi scusi, è lei il simio professor De Callis? Fesso. Ma quale fesso? Lei è un grande scienziato. Ma che scienziato? Sono un incosciente, sono un assassino, un disgraziato. Mi scusi, se vuole così, per me fa bene lo stesso. Mi volevo presentare, sono Franco Scalfetti, mi manda il professor Garrotti. Ma com'è possibile? Perché lo conosco, sa, lui conosceva pure mio padre e quindi sono venuto qui per una raccomandazione. Che vergogna, la storia finirà sui giornali. Per una raccomandazione. Ma lei capisce che 5 minuti fa io ero candidato al premio Nobel. Nobel, adesso. Non si preoccupi, professore, questo premio Popelli glielo danno lo stesso. Ma che mi danno, se Beta non c'è più. Guardi cosa c'è rimasto, guardi. Ma chi era questo Beta? Mi scusi. E la colpa è mia. Mi scusi. Mio! Vabbè, si calmi. Io l'ho ucciso. Chi ha ucciso? Io, suo padre. Come suo padre? La mia creatura se n'è andata. Ma come l'ha ucciso? Io che ho messo al mondo. Io che lo facevo parlare. Io. Lei? Capisci? L'ha ucciso.
al suo figlio. Volevo dargli una carica, come faccio sempre, di corrente, così. È un cortocircuito. Zac! E per forza. In un baleno è scomparso. L'ha disintegrato. Si vede che era allergico alla corrente. E si lamenta, lei è un assassino, professore! I figli non si uccidono! Ma che figli? E figlio non ho bambini! E come non ha bambini? Ha detto che l'ha ucciso! Ma no, i figli! Le mie creature, i miei figli sono questi! Ma questi? Questi! Sono i suoi figli! Figli miei! Ah, professore, ma lo sa che le somigliano! Due gemelli ha avuto! Bene, tale quale! Beta era un robot. Un robot? Sì, umano, ma robot. Cosa crede lei? Ah! Un robot! Il più perfetto che c'era! E io credevo che lei era un assassino, professore. Un padre che ammazza i figli. Ah. Mi scusi. $20,000 andati in fumo, capisci? $20,000? Sono tanti. Senta, sì. Se io avessi che 48 ore di tempo, sì, lo potrei ricostruire. Ma chi me le dà questi 48 ore? Chi me le dà? Io non gliele posso dare perché sono disoccupato. E non ce l'ho, professore, altrimenti gliel'avrei già dato. E adesso chi arriva a Takamoto? Chi arriva con la moto? No, Takamoto? Arriva senza moto. No, è un nipponico che deve comprare il mio progetto. Io cosa gli racconto? Gli racconto? Me lo dica lei, cosa gli racconto? Lo dice a me cosa gli racconto. Cosa gli presento? Cosa gli faccio vedere? Va bene, professore, troveremo qualcosa. Troveremo qualcosa? Troveremo. Lei parla bene! Lei. Professore, io ho un problema, io devo vivere, quindi questa mia raccomandazione, insomma, lei mi capisce. Se ne vada, mi faccia la cortesia. Guardi, io so fare tutto, so rispondere al telefono. Ma Beta rispondeva anche al telefono. So lavare i pavimenti. Beta faceva tutto, se ne vada. So andare a comprare il giornale. Ma anche questo faceva Beta, se ne vuole so andare. So pulire i piatti. Ma se ne vada, esca. Bene, me ne vado, ma non s'arrabbi. Io ho la mia preoccupazione. Però guardi, le dico una cosa, io so fare tutto quello che faceva Beta. Un momento. Che c'è? Cosa ha detto lei? Se vuole ritiro tutto. No, professor. No, dica, lei sa fare tutto quello... Tutto quello che faceva Beta. Perfetto. Come perfetto? Bene! Che c'è? Magnifico! Tu sei il mio salvatore! Guardi che io mi chiamo Franco Scalfetti! Sì, ma sei il mio salvatore! Ma perché? Vieni! Dove mi porti? Non sentirei niente! No, io non... Una piccola carica! No, a me la corrente mi fa male! Ti trasformerò in Beta! No, io il suo robot non lo faccio! Io voglio la lava! Diventerò... Professore, noi veniamo dal Giappone perché abbiamo sentito dire che lei fa dei robot eccezionali. Sa, abbiamo una grande scarsità di personale e allora volevamo uno dei suoi robottini. Sì. Signora, lei non ha fatto il viaggio a vuoto, sa. Ho quello che fa per lei. Meno male. Beta! Glielo presento subito. Grazie. Ecco qua. Eccolo! Cosa gliene sembra? Questo è Beta, robot umano. Mio marito dice che non ha un aspetto del tutto umano. Ma certo, visto così. È così. Dice peggio ancora. Ha paura che spaventi i bambini. Ah, ma se è per questo si può fare un intervento plastico alla faccia. Tacci tua! Ma che bello, ma ballo! Certo che parla, signora, ma sa dire altre cose. Tacci tua! Capito? Perché non saluti i tuoi nuovi padroni? Tacci tua! Ho capito, Beta, saluta. Buongiorno. Vede? Cosa gliene sei? Beta! Beta! Tacci tua! Ho capito! Pensa ai $1,000! E tuo nonno in carriola! E allora cosa vogliamo fare questo contratto? Matchi de cuore, ho tutto tanami stai, ne? Mio marito fa la prova del fuoco! Del fuoco? Sì, del fuoco! È nei suoi diritti, prego! Tacci tua! Non ti preoccupare! Mi raccomando, leggero, leggero! Prego! Una reazione umana! No, non è reazione
reazione umana, signora, questa è una reazione elettronica. Dice. Tacce tua! Ho capito. Altri comandi, signor Takamoto? Colto, moto? Giovo, stavo tutto con Angelo. Che dici? Sì. Vuol provare la sua robustezza? Ah, c'è certo, la robustezza. No, non picchi forte, però, perché ha dei punti sensibili, vero? Bravo così. Visto? Non si rompe. Mi rompo io! No, fermo! Ma che me ne sarò già buono qua per rompere la testa? È paesano! Paesanozzo! Buono è lui, giapponese come me! Peta a posto! Lo compra? Sì, sì. Lei fa un grosso affare. Vogliamo firmare il contrattino? Da questa parte, prego. Quanto ecco. Sei carino. Anche tu sei carina. Ti piace venire in Giappone con noi? Sì. Ma tu ce l'hai una stanzetta qui? Ce l'ho di là, la mia stanzetta. Me la fai vedere se è in ordine? Ti faccio vedere tutti i giocattoli. Ti faccio vedere la mia camera da letto. Vieni di là. Vedo che la donna è abbastanza contenta. Le piace, contenta veramente. Questo è un affare. Professore! Sì? Ne potrei avere altro 12? Altri 12? Sì, per le mie amiche. Dai, andiamo, robottino. Andiamo! Arrivederci, professore. Professore, io mi allontano un po'. Che fai te? Me ne vado con la mia nuova padroncina. Ma Beta, hai dimenticato la testa. Per una donna così tutti perdono la testa.